Ciao a tutti, sono Francesco Milani e oggi volevo parlarvi della parola anima. Il termine anima è la versione femminile di animo, derivata dal latino animus, che a sua volta corrisponde alla parola greca animos, che vuol dire vento, soffio, respiro. L'anima, in molte religioni e filosofie, è la parte spirituale e vitale di un essere vivente, comunemente distinta dal corpo fisico. È un termine utilizzato anche in altri modi, dato che indica la sede profonda della sostanza vitale di un corpo. Ad esempio, si dice anima del legno, di una radice o di una matita. Nel tempo, il termine anima ha perso il proprio significato originario. All'inizio era un sinonimo di spirito, ma nell'età moderna viene identificato con la mente o la coscienza di un uomo. Secondo la religione cattolica che io professo, l'anima è personale, libera di scegliere tra il bene e il male, è immortale, ha una sola vita terrena ed è sempre presente nella mente di Dio, ma comincia ad esistere quando il bambino nasce. In altre religioni, ad esempio l'induismo, l'anima può reincarnarsi più volte in diversi corpi per fare un cammino di purificazione. Io e la mia famiglia siamo molto credenti, quindi, fin da piccolo, mi è stato spiegato che esiste la vita dopo la morte e che la nostra anima sopravviva alla morte terrena. Persone a me care, purtroppo, sono prematuramente mancate quando ero molto piccolo e quindi ho vissuto molto personalmente il dramma della morte. Credere nell'esistenza dell'anima, però, mi ha permesso di superare i lutti e avere più speranza nel futuro, facendomi credere che le persone che non ci sono più fisicamente mi sono vicine con lo spirito. Un esempio è mio zio, che rappresenta per me il mio angelo custode, che mi protegge dall'alto con il suo spirito. In conclusione, malgrado il significato di anima sia cambiato nel tempo, ritengo che il suo vero e importante significato sia quello legato alla fede cristiana.